Ciao a tutti, un calorosissimo abbraccio. Questa sera vorrei parlarvi della interrogazione a risposta immediata che abbiamo presentato al Ministro degli Esteri qui in Parlamento. Il tema è molto serio, riguarda i rapporti con la Cina, il ruolo che la Cina ha avuto nella diffusione di questa pandemia, la poca trasparenza che ha avuto, come ha distribuito gli aiuti in questo periodo, se e come la Cina si sta approfittando del ruolo della pandemia, di tutto quello che sta accadendo per sviluppare i propri interessi economici. Sono tutte questioni serie. L'America ha iniziato con l'amministrazione Trump a sferrare un grossissimo attacco nei confronti della Cina, accusandola di poca trasparenza. È una domanda che tutti noi ci poniamo. Dagli ultimi dati, com'è possibile che la Cina, il luogo da dove sono nate ed è nata questa pandemia, dove si è diffuso il Covid-19, ci sono state su 1.200.000.000 di abitanti solo 85.000 contagiati. In America ci sono più di 1 milione di contagiati. Com'è possibile che ci siano stati solo 8.000 morti, tra l'altro dato aggiornato dopo alcune inchieste giornalistiche, quando in America siamo oltre 50.000, in Italia purtroppo drammaticamente quasi 30.000, l'Inghilterra ha superato per numero di morti l'Italia. Insomma, la Cina è stata trasparente nei confronti della comunità internazionale, ha diffuso prontamente le notizie? E in secondo luogo, come è nato questo virus? Come si è diffuso? È evidente, lo conoscete tutti, le accuse che l'amministrazione americana sta facendo all'amministrazione cinese. È un virus che è nato da un laboratorio di Wuhan, si è scappato, è diffuso questo virus e la Cina ha nascosto per almeno un mese la diffusione di questo virus. Sono tutte questioni non indifferenti, non perché tolgono il dramma ovviamente che ogni paese ha vissuto, in prima battuta l'Italia, ma perché dicono dei rapporti internazionali, delle regole che reggono per esempio l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La salute è uno degli elementi in cui la collaborazione tra tutte le nazioni del mondo deve avvenire ed era lo scopo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, di questo abbiamo voluto interrogare il nostro Ministro degli Esteri, anche perché l'Italia che ruolo ha avuto in tutto questo? E lo abbiamo fatto ponendo alcune questioni molto puntuali che pongo anche a voi. La prima. Il Mattino di Napoli, nel 2 maggio del 2020, riporta delle notizie raccolte dall'NBC che nel Regno Unito 250 ventilatori acquistati in Cina hanno potuto causare gravi danni ai pazienti e addirittura provocare la morte. Nello stesso tempo Asia News, che è l'agenzia informativa più qualificata per quanto riguarda le notizie sul sud-est asiatico, rilancia un'altra notizia. In India è accaduto la stessa cosa. Ci sono apparecchi difettosi, ventilatori, respiratori, che provengono dalla Cina e che hanno provocato danni e morti. Nello stesso tempo alcuni governi, la Francia, l'Australia, la Germania, il Regno Unito, gli stessi Stati Uniti, stanno ponendo nella comunità internazionale una richiesta importante. Si faccia una commissione d'inchiesta per verificare esattamente da dove è arrivato questo virus, come è stato provocato, se ci sono state azioni trasparenti, se invece ci sono state azioni di strumentalizzazione nei confronti della diffusione di questo virus. È evidente a tutti voi che questa commissione internazionale è importante, non tanto per fermare il Covid-19, ma quanto per evitare che un nuovo Covid-19 possa accadere. E allora la domanda: l'Italia sostiene questa richiesta della costituzione di una commissione internazionale? Ma ancora di più, due giorni fa sulla Stampa, un quotidiano prestigioso e autorevole del nostro paese, viene pubblicata un'intervista al ministro della difesa americana, Mark Esper. Mark Esper sulle stampa italiane, sulle pagine della Stampa, lancia una gravissima accusa. Cina e Russia usano il virus per condizionare l'Italia. Reti 5G, industria e aiuti. Cina e Russia sfruttano il virus per avere più potere in Italia. Leggo testualmente.
Rimaniamo consci del fatto che alcuni possono cercare di usare la pandemia e le sfide economiche derivanti che ne derivano come un'apertura per investire in industrie e infrastrutture critiche che possono avere effetti sulla sicurezza di lungo termine. Lo ha ribadito parla il ministro della difesa, che tutti gli aiuti offerti ad ogni paese devono essere materiali di qualità e liberi da condizioni e interferenze. Bisogna evitare, e questo è il rischio, che si seminino divisione nell'alleanza in Europa insieme ai nostri alleati NATO. Compieremo passi significativi per assicurare che la crisi sanitaria non diventi una crisi di sicurezza. Ecco, di tutte queste cose abbiamo fatto un'interrogazione a risposta immediata e abbiamo rivolto questa domanda finale, che vi leggo. Se il governo ritenga necessario associarsi alla richiesta fortemente sostenuta da altri governi occidentali per l'istituzione di una commissione internazionale di inchiesta che accerti il ruolo dell'autorità della Cina popolare in merito all'origine del virus, alla propagazione mondiale della pandemia, agli eventuali difetti di qualità dei prodotti provenienti dalla Cina e alla corretta modalità con cui questi vengono immessi sul mercato. Perché abbiamo rivolto questa interrogazione? Perché comunque l'atteggiamento del governo italiano, ma in particolare del ministro degli esteri Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, da sempre è poco trasparente nei confronti della Cina. Noi siamo perché l'Italia trattenga relazioni internazionali con tutti, compreso con un paese fondamentale come la Cina e con un'economia cinese, ma intrattenere rapporti internazionali non vuol dire spostare l'asse delle nostre alleanze. Siamo nell'Alleanza Atlantica, mai e poi mai possiamo pensare di essere controllati dalla Cina, che non è una democrazia, che è un regime dove le libertà non vengono rispettate. Per questo abbiamo più volte denunciato il fatto, per esempio, che riguardo alle proteste oggi passate in secondo piano a Hong Kong dei manifestanti con le repressioni fatte dal governo cinese, l'Italia abbia tenuto un atteggiamento ondivogo per paura di non disturbare il manovratore, ovviamente non ha preso una posizione fondamentale che da sempre prendiamo in tutti gli scenari internazionali. La difesa dei diritti umani è un pilastro della nostra politica estera. Ci ha insospettito la dichiarazione di marzo, del 13 marzo 2020, del ministro Di Maio. Ci ricorderemo di chi ha aiutato, come ha fatto la Cina, annunciando l'imminente invio della Cina di aerei, cargo con mascherine, 1000 respiratori polmonari e medici specializzati. Il 24 marzo al TG2 Post, Di Maio: chi ci ha deriso sulla Via della Seta ora deve ammettere che investire in questa amicizia ci ha permesso di salvare vite in Italia. È vero quanto dice il ministro degli esteri o è vero quanto denuncia il segretario della difesa degli Stati Uniti d'America? È vero quanto dice il ministro degli esteri o si sono verificati casi anche in Italia che il materiale che la Cina ha dato come aiuti non sia stato fallato, che non abbia provocato anche qui dei morti? È vero o non è vero che si sta approfittando di questa crisi pandemica perché la Cina possa espandere i propri controlli e i propri interessi economici sulle aziende italiane che tra l'altro sono in crisi? Ecco, tutte queste domande ho rivolto al Ministero degli Esteri e vorrei farvi ascoltare in diretta, mi auguro che lo seguirete anche voi, la risposta che il sottosegretario, il vice ministro agli esteri a nome del ministro degli esteri Di Maio ha dato oggi in Commissione Esteri, perché tutti noi possiamo farci un'opinione. Dopo io ho replicato. Dare un giudizio su quello che accade è l'unica cosa che ci permette di individuare la strada da cui rinascere, da cui uscire. Io credo che non è per amore di polemica, ma per correttezza. La funzione del Parlamento e anche di chi è all'opposizione e fa il deputato è quello di stimolare, di controllare, di chiedere al governo italiano che appunto giustifichi e dia ragione delle scelte che fa, non dando per scontato nulla. Siamo nell'Alleanza Atlantica, vogliamo rimanerci, ma lo diciamo a Di Maio, non solo a parole. Ascoltate quello che il sottosegretario e viceministro ha risposto e ascoltate anche la mia controreplica. Anche su questo tema, come avete fatto sugli altri, mi piacerebbe sentire i vostri commenti, i vostri suggerimenti e il vostro giudizio. Alla prossima, buona serata. Parola al rappresentante del governo, prego. Grazie Presidente.
Il governo ha più volte affermato che sarebbe assurdo pensare che la solidarietà internazionale ricevuta da tanti paesi del mondo possa minimamente mettere in dubbio, se non altro per la sua stessa ampiezza, la nostra chiara collocazione geopolitica e il quadro delle alleanze cui l'Italia storicamente e culturalmente appartiene. Abbiamo sempre anche sottolineato come lo scambio di informazioni tra i paesi e le rilevanti organizzazioni internazionali siano cruciali e che l'Italia offre, ma chiede anche a tutti, massima trasparenza. Fin dall'emergere delle prime notizie sulla diffusione del nuovo coronavirus, le autorità italiane hanno assicurato contatti e raccordo costanti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con i suoi paesi membri, con le autorità cinesi, al fine di monitorare l'evolversi della situazione e adottare le necessarie tempestive misure. Ugualmente strettissimo il coordinamento del nostro paese con i partner dell'Unione Europea e del G7. L'Italia ha preso parte alle regolari riunioni informative organizzate a Pechino dalle autorità cinesi per il corpo diplomatico. La Commissione Nazionale della Salute cinese ha tenuto inoltre regolari conferenze stampa di aggiornamento in stretto raccordo con l'OMS. Il 20 e 21 gennaio, come ricorderete, una delegazione della stessa OMS si è recata a Wuhan, epicentro dell'epidemia, dove ha potuto svolgere esami e verifiche che hanno condotto a ritenere efficaci e tempestive le misure di risposta al virus adottate dalle autorità sanitarie cinesi a livello nazionale, provinciale e cittadino. I contatti tra Italia e Cina sono poi proseguiti parallelamente anche a Ginevra, proprio in seno all'OMS. Il coordinamento e la condivisione di informazioni avevano come obiettivo una migliore comprensione dell'evoluzione dell'epidemia e della sua origine. L'Italia, è bene ribadirlo, si è sempre espressa chiaramente in tutte le sedi multilaterali, OMS, UE, NATO, G7 e G20, in favore della collaborazione solidale e coordinata nella lotta al Covid-19 e della trasparente condivisione delle relative informazioni scientifiche. In ambito G7 abbiamo avviato un esercizio volto a individuare le risposte di breve, medio e lungo periodo alla pandemia, con l'obiettivo di definire in maniera coordinata la risposta all'emergenza Covid-19 e alle sue conseguenze in diversi ambiti, dal settore umanitario e del sostegno ai paesi più vulnerabili all'impatto geopolitico, dalle conseguenze economiche alla protezione dei nostri valori, dal coordinamento nel settore dei trasporti alla preparazione a nuove eventuali pandemie. In questo contesto, come Italia, ci siamo posti l'obiettivo di mantenere un approccio collaborativo con gli altri partner, fondato sul multilateralismo e sull'ordine internazionale basato sulle regole. Anche in futuro, come ricordato dalla stessa OMS, sarà fondamentale assicurare un'attività di monitoraggio e informativa accurata e tempestiva per avere una corretta cognizione delle dimensioni e della letalità della pandemia a livello globale. Quanto alle ipotesi sull'origine del virus, il responsabile delle emergenze dell'OMS, Mike Ryan, ha espressamente dichiarato, virgolette, «Abbiamo ascoltato più e più volte numerosi scienziati che hanno esaminato le sequenze e analizzato questo virus e siamo sicuri che la sua origine è naturale. Ciò che è importante è approfondire la conoscenza del suo natural host per conoscerlo meglio e per mettere in atto le necessarie misure di prevenzione e di sanità pubblica in modo da evitare che il fenomeno del passaggio da animale a uomo si ripeta ovunque». Fine della citazione. Con l'Unione Europea e gli altri Stati membri stiamo lavorando a una bozza di risoluzione che verrà presentata all'Assemblea Mondiale della Sanità dell'OMS in programma il 18 maggio. Il progetto di risoluzione, attualmente oggetto di negoziato con l'intera membership dell'OMS, tocca i vari aspetti della risposta internazionale alla crisi sanitaria causata dal Covid-19, anche al fine di migliorare la preparazione futura alle pandemie, e contiene un paragrafo che impegna l'OMS ad approfondire, insieme agli altri organismi internazionali competenti e agli Stati membri, le origini del virus e la sua trasmissione agli esseri umani. Grazie. Grazie, ora abbiamo 2 minuti per la replica, sia per l'onorevole Lupi che Formentini. Grazie signor Presidente. Non posso che dichiararmi insoddisfatto, perché quando si fanno delle domande precise, a domande precise si risponde in maniera precisa. A domande precise si risponde in maniera precisa. Le domande erano, primo, Francia, Germania, Stati Uniti, Inghilterra, cioè... Qual è il patto e l'alleanza atlantica dove siamo? In questi paesi. Hanno e stanno sostenendo sul livello internazionale che è necessario, proprio per evitare tutte le cose che stanno girando, avere una commissione internazionale d'inchiesta che faccia luce e chiarezza. L'Italia sostiene o non sostiene questa richiesta? Perché questo sì o no, non ni.
Lei non ci ha risposto né sì né no. E ha voglia il suo ministro a fare oggi un'intervista sul Corriere della Sera in cui dice sì, ma noi siamo nell'Alleanza Atlantica. Ma siamo nell'Alleanza Atlantica come lo eravamo con le manifestazioni di Hong Kong, per cui il governo non si è mai pronunciato per non dare fastidio alla Cina. Il 24 marzo Di Maio dice chi ci ha deriso sulla Via della Seta ora deve ammettere che investire in questa amicizia ci ha permesso di salvare le vite in Italia. Il materiale che è arrivato dalla Cina è pericoloso o non è pericoloso? Abbiamo in Italia casi come quelli denunciati dall'India e dall'America? Queste sono le questioni di fondo. Se no poi è solo parole, è evidente che l'Italia può e deve giocare un ruolo anche di dialogo con tutti. Nessuno sta dicendo questo, quindi è fondamentale anche il rapporto con la Cina. Ma in questo caso, proprio per avere il rapporto con chiarezza della Cina, bisogna avere, si direbbe cum pallibus, nel senso che bisogna avere la chiarezza di una posizione e dire quando, e concludo, il segretario alla difesa americano, non so se siamo ancora alleati con l'America o se siamo già spostati con la Cina, dice Russia e Cina stanno approfittando di una situazione unica per far avanzare i loro interessi e seminare divisione nell'alleanza e in Europa. La posizione del governo italiano e del ministro degli esteri, su non la dichiarazione di Maurizio Lupi o di qualcun altro, ma del segretario alla difesa americano è concorde o non concorde? Se no c'è un comunicato stampa del ministro degli esteri che dice cara America, non è vero quello che stai dicendo. Non ho sentito né l'uno né l'altro. Questa è la ragione per cui siamo insoddisfatti. Al di là della polemica, la passione vuol dire che è in gioco il destino di tutto il paese. Il governo su questo, sulla politica d'estera, e concludo, deve essere unito ma chiaro, cosa che non c'è né l'unità né la chiarezza. Grazie, onorevole.